Wabalabadabda e bentornati su Noma Mammazzo. Continua il miniciclo di tre numeri di Dylan Dog con antagonista Mana Cerace. In questo numero il titolo è Il terzo giorno, ma non c'è nessun riferimento biblico, il riferimento a quando Dio separò la luce dalle tenebre, perché quello avvenì nel primo giorno. Nel terzo giorno non successe nulla che possa c'entrare con il buio. Mi dispiace, occasione mancata. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri del canale che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano il buio o che ne hanno paura, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno d'ora in poi e di, importantissimo, commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero. Vi ricordo anche che ci sono gli altri miei social, in particolar modo Instagram, dove potete rimanere aggiornati su tutte le cose che pubblicherò, e sul sito Viola, dove ogni martedì e mercoledì faccio una live, solitamente a tema video party oppure di gameplay. Vi ricordo sempre che qui sotto in descrizione trovate dei link Amazon dove vi consiglio degli acquisti. In questo numero vi consiglio questi libri che potete trovare in libreria, ma perché scomodarsi che c'è il lockdown? Andate qui sotto e cliccate, e cliccando dai seguenti link potete sovvenzionare il canale senza la minima spesa per voi. Dylan Dog 411, il terzo giorno. Come sapete, se seguite i miei video, saprete che il primo numero non mi era piaciuto più di tanto. Ho fatto anche una live su Instagram con Luca DJ in cui ne abbiamo parlato approfonditamente. È salito leggermente il livello nel numero 410, La notte eterna, mentre a Luca non era piaciuto ancora di meno. A parer mio, in questo numero, il terzo giorno, il livello sale ancora di più, però in generale non ci siamo. Vi avviso che farò spoiler in questo video, quindi se non avete ancora letto il numero e non volete che vi rovini la festa, saltate e andatevi a leggere il numero per poi tornare a vedere questo video. In questo numero si riprende dal colpo di scena del mese scorso, dove Kimberly, la ragazzina amata d'infanzia di Mana Cerace, passa al lato oscuro e diventa, diciamo, l'amante, la sposa di questo serial killer fantasma che infesta le pagine di Dylan Dog. Continua lo splatter e la crudeltà tipica dei film horror anni 80, anni 90, con del linguaggio molto crudo, molto insensibile nei confronti delle vittime stesse, e si sale di livello perché si aggiunge un elemento di cruda realtà in questa storia, ovvero l'amante di Mana Cerace, questa Kimberly, che mentre inizia a uccidere di rabbia, uccidere di odio le sue vittime, viene colpita anche lei da un male, non dicono il nome specifico, ma viene colpita da quello che è probabilmente un tumore. E in questo numero Chiaverotti approfondisce quello che già aveva accennato nel 409, cioè di come appunto a volte la realtà può essere più crudele di un mostro che abita le nostre più oscure fantasie. Infatti mi aspettavo quasi che in questo numero riapparisse Mater Morbi, il demone, la dea della malattia inventata da Roberto Recchioni, che forse avrebbe avuto più senso se l'avessimo vista in questo numero che non nel 406. Ma così non è stato, quindi occasione mancata, perché ci poteva essere un bel combattimento tra Mater Morbi e Mana Cerace. Invece si vira su un'altra cosa, si vira su una love story appunto tra questo fantasma serial killer e la sua innamorata. Molto probabilmente il desiderio dello sceneggiatore di raccontare un vero male mischiato alla sua creatura, Mana Cerace, può essere dato da una sua esperienza di vita vissuta, diretta o indiretta, non lo sappiamo. Che appunto cerca di far salire di livello questa storia, questo numero, ma ciononostante la storia risulta comunque molto confusionaria. Innanzitutto il protagonista, Dylan Dog, sembra che non si sappia come gestire. Prima in un letto d'ospedale, perché nel numero scorso era stato ferito, si risveglia dal letto di ospedale, ma è molto stanco, quindi si prende un riposino di un'ora. Nel frattempo Mana Cerace e Kimberly continuano a uccidere senza che nessuno li fermi. Quando Kimberly è in ospedale può uccidere, può finire Dylan Dog, ma Dylan Dog viene protetto dalla prima vittima di Mana Cerace, che appare come fantasma protettore di Dylan Dog, così dal nulla, per poi sparire, non essere più visto per tutto il numero. Quando poteva essere gestito in tutt'altra maniera la cosa. Per esempio, Kimberly semplicemente
non poteva incontrare Dylan. Dylan poteva risvegliarsi più tardi dalle ferite, dall'ospedale, dal coma e partire subito dopo. Invece, l'hanno fatto partire, poi l'hanno fatto fermare. Tutto molto molto confusionario. Ancora peggio la gestione di Groucho, che appare solamente in una pagina in cui è ancora in camicia da notte, in cui sproloquia barzellette dall'inizio alla fine, e sono semplicemente barzellette, non è un ragionamento fatto con i suoi tipici giochi di parole, quindi è trattato davvero a caso Groucho, una pagina che poteva essere tranquillamente risparmiata e ci avrebbe guadagnato molto il personaggio. Anche alla fine, quando si rivolge a Dylan Dog, più che Groucho, che fa i suoi appunto tipici giochi di parole, sembra essere come un malato di Tourette, invece di fare dei versi fa delle barzellette. Non sembra davvero lui. E altrettanto trattati male ci sono i personaggi di Block, che appare in una scena totalmente a caso, e il personaggio di Carpenter, che non si è visto negli altri numeri precedenti nonostante sia una miniserie di 3 cicli, e qui spunta dal nulla per parlare un attimo con Dylan Dog per poi sparire di nuovo. Di Rania non c'è neanche l'ombra, non si sa dove sono tutti finiti, continuano a esserci errori, buchi di trama, perché comunque nonostante ci sia il buio in tutta la città di Londra, che comunque da solo 3 giorni sembra che tutti stiano impazzendo, ci sono i telegiornali che parlano solo di quello come se fosse appunto il lockdown che stiamo vivendo da mesi. Capisco il tentativo di metafora di questa cosa, ma davvero in 3 giorni non può essere una cosa così importante da creare appunto caos, tafferugli e sciacallaggio, non ha molto senso. E ciò nonostante viene tutto narrato in televisione, ma se non c'è la corrente in tutta Londra, come può funzionare una videocamera? Non ha molto senso. Ha più senso che gli ospedali funzionino con i generatori di corrente, ma per il resto è tutto molto buttato al caso. Si conclude anche il ciclo di storia aperto nel 409 del personaggio che si chiama Badland, del quale io francamente non ne sentivo assolutamente il bisogno, me ne ero anche dimenticato, però si vuole concludere anche quel ciclo, anche lì personaggio che poteva tranquillamente non esserci in questi 3 numeri e la storia non ne avrebbe risentito minimamente. L'unica nota un pochino positiva dal punto di vista della trama, oltre appunto al fatto che si è voluto toccare l'argomento realtà, l'argomento malattia in questo numero fantasy, e anche il rapporto tra John Ghost e Dylan Dog, che nonostante nel numero scorso sia spuntato dal nulla, quando un personaggio come lui dovrebbe avere molto più spazio per un numero introduttivo e non spuntare dal niente come è successo, perché appunto è un nuovo John Ghost che non abbiamo mai visto, dato che nel 401 è partito un nuovo inizio, quindi noi non conosciamo in teoria John Ghost, sarebbe stato meglio introdurlo meglio. Invece nel numero scorso è stato introdotto a caso, però in questo numero il rapporto di odio con Dylan è molto divertente, anche perché devono collaborare insieme, sembra quasi un buddy movie poliziesco, anche questo degli anni 90, e vedere appunto la dinamica tra un Dylan Dog e un John Ghost, che è la sua antitesi, che collaborano insieme, mi ha ricordato molto anche il rapporto che c'è tra Angel e Spike, dato che in questo canale ormai stiamo parlando molto di Buffy, se siete fan potreste anche apprezzare questa combinazione. Però devo dire che in generale non mi sento soddisfatto di questo numero e di questo miniciclo. Il prossimo miniciclo sarà dedicato a Madame Tchaikovsky, sicuramente lo prenderò perché mi interessa il personaggio, ma se rimarrò deluso, come sono rimasto deluso da questa miniserie, molto probabilmente smetterò di leggere Dylan Dog, quantomeno smetterò di comprarlo con continuità, lo prenderò quando penso che il numero ne valga la pena, o se voi sarete voi a suggerirmi che il numero ne vale la pena e se è il caso di comprarlo e parlarne con voi. Un'ultima nota dedicata ai disegni, di cui faccio come sempre un mini video anche su Instagram, in cui sfogliamo insieme il fumetto e parliamo dei disegni. Dylan Dog è disegnato benissimo nella pagina 25, invece è disegnato davvero male nella pagina 61. I primi piani sono altalenanti, non mi è piaciuto neanche questo, quindi devo dire che anche dal punto di vista del disegno purtroppo non sono rimasto soddisfatto. Come sempre ci sarà una live di approfondimento con Luca DJ in esclusiva su
sul mio canale Instagram, quindi iscrivetevi al mio canale Instagram per poter vedere la live che si terrà tra qualche giorno. Poi vi faremo sapere meglio, magari qui in descrizione, insieme a Luca DJ, in cui discuteremo di tutto il miniciclo di Manacerace, in cui potete partecipare anche voi, farci delle domande e risponderemo in diretta. Poi la live verrà messa sul canale YouTube di Luca DJ. Io, fino ad allora, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.